Sinatra dal 2010. L'azienda è un'azienda di servizi, all'epoca aveva, diciamo, iniziato con la commessa Arval Service Visitalia e abbiamo lavorato tanti anni fino al 2016, fin quando a gennaio 2016 Arval ha tolto la commessa alla nostra società. Tante persone, prima eravamo anche 120 dipendenti, tante persone sono andate via a seguito della perdita della commessa. Ad oggi risultiamo su carta 28 dipendenti. In aprile 2016 siamo un gruppetto di noi, 15 persone, siamo partiti, siamo andati a Firenze perché la società aveva avuto una nuova commessa da Bassiliki SPA che ad oggi è Biservice perché è stata venduta. Abbiamo iniziato questa attività lavorando per la commessa Monte dei Paschi di Siena, quindi gestivamo l'assistenza clienti per la Monte dei Paschi di Siena. Dal 2016 ad oggi c'è stato un lento declino e da ottobre non percepiamo più gli stipendi e praticamente nel 14 novembre siamo venuti al lavoro, non abbiamo più trovato i computer funzionanti, funzionava tutto, luci, luci spine, ma tranne i computer, e si sospettava un guasto di elevata importanza. Poi non abbiamo saputo più nulla, dopo qualche giorno è venuto un tecnico. Ci hanno comunicato, anzi perché noi non eravamo presenti, ci hanno comunicato che il guasto era stato aggiustato, risolto da questo tecnico e quindi da lunedì potevamo riprendere l'attività. Noi sono mesi che non abbiamo contatti con l'amministrazione, abbiamo soltanto una mail, un numero di precapito telefonico e a cui non risponde nessuno. Aggiungo, a febbraio 2018 sì, siamo stati aggiungo che a venduti. febbraio 2018 siamo stati venduti e da Visura Camerale risulta che c'è stata, oltre la prima cessione a febbraio 2018, un'ulteriore cessione anche ad aprile 2018. Il nostro ex titolare ci comunica ad oggi che non ha riferimenti con la nuova proprietà e siamo abbandonati a noi stessi. Non abbiamo un referente amministrativo e in caso anche di solleciti per mancati pagamenti o altro, non abbiamo alcuna risposta. Siamo qui, ci siamo affidati al sindacato per scioperare, per avere una risposta. Siamo tutti dipendenti da oltre 10 anni, abbiamo famiglie, abbiamo mutui, abbiamo figli e ci serve portare lo stipendio a casa. Non vogliamo risolvere nulla, nel senso che non è che sappiamo che non ritorneremo a lavorare, ma almeno che ci lasciano liberi, almeno Probabilmente. per poter richiedere dei sussidi, perché abbiamo bisogno comunque di portare dei soldi a casa. Anche per poter comunque iniziare a far leva sugli ammortizzatori sociali, cioè abbiamo bisogno di stringere i tempi per capire qual è il nostro futuro. Soprattutto noi scioperiamo, prima di tutto perché non ci pagano lo stipendio da 2 mesi e anche per fare in modo che comunque questa fantomatica nuova proprietà si faccia viva e finalmente si palesi, visto che da febbraio 2018 la vecchia proprietà non ci dà notizie e quindi si è completamente lavata le mani dalla situazione, né la nuova proprietà si è mai fatta viva in azienda, non sappiamo di chi siamo dipendenti in pratica, non abbiamo riferimenti né referenti, solo un indirizzo mail generico e un numero di cellulare che quasi mai ci risponde al telefono. Siamo in completa autogestione da febbraio 2018 anche a livello lavorativo, abbiamo gestito da soli il lavoro e quindi siamo arrivati, diciamo, a questo punto di non ritorno. Sono queste le cause che ci hanno portato poi a scioperare, insomma, e anche a cercare di mettere un punto alla situazione sia in un senso che nell'altro.